Pubblico, ma cerchiamo di capire di quali immobili si tratta, che cosa potrebbe rappresentare per il governo, ma anche per i comuni italiani tecnicamente, quali sono ancora i tempi del bando. Io do il ben ritrovato nei nostri studi Riccardo Carpino, direttore dell'Agenzia del Demanio. Grazie per essere con noi, benvenuto. Grazie a voi, buonasera. Allora, diamo proprio in pillole ai nostri telespettatori un po' il senso di questo maxi piano di cessione che è cominciato. In cosa consiste? Qual è l'obiettivo? Dove si vuole arrivare? Ma l'obiettivo è duplice. Uno, l'avete voi già detto, e sono un obiettivo di introito nei termini che avete già spiegato. L'altro obiettivo è più un obiettivo nostro dell'Agenzia del Demanio, come voi avete già detto è un'operazione composita che viaggia su più soggetti, e l'altro obiettivo è anche quello di una razionalizzazione del nostro portafoglio. In sostanza noi con un percorso abbastanza articolato che è partito dai primi giorni di quest'anno, abbiamo fatto una operazione di razionalizzazione del portafoglio andando a individuare tutti i beni che erano dismessi, tutti i beni che non rientravano in accordi con i comuni, tutti i beni che non dovevano essere previsti, che non erano previsti per ipotesi di razionalizzazione, tutti i beni che non erano nel federalismo culturale, perché diciamo è un mondo molto variegato quello degli immobili pubblici, e allora abbiamo individuato questi 420 beni che sono nel decreto, che hanno un obiettivo di, diciamo, come valore all'incirca di 420 milioni, ai quali però dobbiamo sommare molti più beni, stiamo parlando di 1200 beni che stanno fuori dal decreto e che il nostro obiettivo è anche qua, razionalizzando il portafoglio dei beni detenuti, mettere sul mercato per una migliore utilizzazione. Stiamo parlando di beni di tutti i tipi, come si vede dalle immagini, di beni anche purtroppo in disuso e che quindi non hanno una realistica possibilità di essere utilizzati per la fine propria, che è quella della razionalizzazione degli uffici, e che quindi l'intento è metterli sul mercato, e andranno sul mercato da una parte di questi, 93 di questi, andranno sul mercato da domani. Ci aiuti a commentare un po' le immagini, perché il panorama è alquanto variegato, il portafoglio di immobili che vengono ceduti Carpino è davvero vasto, come diceva, in molti casi si tratta di veri e propri gioielli. Ci dia proprio qualche pillola di cosa sarà ceduto? Ma è un portafoglio che la lettura, secondo me, di tutto il decreto, ma soprattutto dell'allegato di questi 420 beni, aprirà sicuramente un mondo che fino ad ora era stato poco esplorato. Perché per certi versi ripercorriamo la storia, perché le caserme e non c'è più la leva, perché i posti di polizia di frontiera e non ci sono più le frontiere. Per certi altri scopriamo di avere anche ex poligoni di tiro, ex tenute, ma soprattutto anche ex appartamenti, attuali appartamenti oppure posti auto e quant'altro. Ci sono anche molti edifici cielo terra, ce ne sono a Bologna, ce ne sono un po' sparsi su tutta Italia. Noi iniziamo con questo bando dei 93, è un lavoro molto certosino che ha comportato anche la richiesta di autorizzazione da parte di tutte le sovrintendenze competenti, ove necessarie, che ha comportato anche l'esigenza di regolarizzare questi beni catastalmente, perché purtroppo è un lavoro che non è mai stato fatto. Questa è la prima volta che l'Agenzia viene proiettata in questa attività, ed è un lavoro impegnativo, ma speriamo anche che di averlo realizzato anche con modalità nuove. Da domani staranno sul sito, sarà un lavoro molto in divenire, per cui saranno sul sito le immagini che abbiamo disponibili, poi piano piano metteremo anche altre cose, perché cioè lei dice domani significa video, in altri casi Carpino, mi scusi, domani, quando lei dice domani 18. Domani significa 18, quindi la tempistica del bando è questa? Sì,
La tempistica del bando è questa, la tempistica di un primo bando di 93 beni che vanno domani è esattamente questa, noi ne abbiamo 420, metterli tutti in una volta era abbastanza complicato. Quindi quanti saranno i bandi? Perché sono beni che spesso devono essere lavorati. Noi faremo domani 3 bandi con scadenza 15 ottobre alcuni e 15 novembre altri, sono 3 bandi perché sono caratterizzati sostanzialmente, il primo che scade il 15 ottobre da immobili che sono, come dire, più facili da vedere e quant'altro, che non richiedono un approfondimento particolare, comunque abbiamo deciso di dare un tempo congruo calcolando che usciamo a ridosso, diciamo, della pausa estiva. Per altri beni più complicati che richiedono anche un approfondimento da parte del potenziale acquirente abbiamo deciso di andare sul 15 novembre. Sono 3 bandi caratterizzati dalle due scadenze che ho detto, perché poi c'è un terzo bando di cui ho visto le immagini, quello di Terni, in cui essendo beni che possono anche essere alienati insieme abbiamo deciso di dare la possibilità dell'offerta multipla, insomma tutta una serie di tecnicalità che ci ha consigliato di mantenere la stessa scadenza del 15 novembre ma di gestirlo con una modalità di offerta diversa. Questo bando sarà gestito dal notariato e quindi abbiamo un meccanismo di aste online, sarà tutto pubblicato domani sul sito del notariato e sul sito dell'Agenzia del Demanio e sarà gestito mediante i notai con quelle scadenze che ci siamo detti 15 ottobre e 15 novembre e con un meccanismo possibile, ove non ci siano più offerte, di rilanci che inizieranno poi, secondo le comunicazioni che daranno i notai, nei giorni successivi. Carpino, prima di salutarla la ringrazio perché ci ha un po' chiarito il funzionamento, quello che succederà. Secondo lei è questa la strada, considerando quindi per ridurre il debito, per mettere a frutto tanti patrimoni che altrimenti sarebbero poco utilizzati, può essere questa la strada? Si comincia così? In sostanza è questa la carta che il governo dovrebbe giocare, secondo lei? Ma io faccio il tecnico di mestiere, certo. Quindi non mi occupo delle scelte politiche, ma le applico nei limiti in cui si riescono ad applicare, e questo mi pare che per quanto ci riguarda noi ci siamo riusciti, ma è un processo lungo, questo bisogna averlo chiaro, è un processo lungo perché spesso passa anche, come ha accennato lei, dalla valorizzazione, cioè il ragionamento che non da domani ma da dopodomani iniziamo a fare è quello con i comuni, nel senso che molti beni sono spesso collocati in posizioni centrali, necessitano di variazioni delle destinazioni urbanistiche e quant'altro, quindi è necessario fare un accordo col comune, il quale può avere, diciamo, non è solo un tema di convenienza economica perché la può avere, ma è anche un tema del fatto che il comune è il primo e il più autorevole interlocutore nostro nel individuare una possibile destinazione urbanistica della caserma piuttosto che di altri beni che sono collocati in posizione centrale, ma che realisticamente, questo è il senso dell'operazione, non hanno possibilità di essere usati. Quindi bisogna, come dire, tirare la riga su tutti questi beni e avviare un ragionamento. Questo è quello che voleva la legge di bilancio e questo è quello che, per quanto ci riguarda, stiamo facendo. Io la ringrazio per la sua analisi, per le sue spiegazioni. Ci aggiorneremo a questo punto nei prossimi giorni per capire come sta andando. Grazie per ora a Riccardo Carpino, direttore dell'Agenzia del Demanio. Grazie.